che si vota contro il destino di persone che attendono dallo Stato una risposta unicamente per fare dispetto a un ex ministro di questa Repubblica. Allora, io penso che le Colleghi, migliaia lasciate di parlare. persone che sono in questo momento all'ascolto e hanno ascoltato l'intervento dell'onorevole Gelmini, l'intervento dell'onorevole Ghizzoni, sapranno trarne le dovute conseguenze. No, no, guarda. Io sono solo contento perché voi in questo pomeriggio, in questi giorni, state passando quello che avete fatto passare a noi per anni e anni e anni in quest'aula. E questa è una, come dire, soddisfazione di poco prezzo, Grazie, ma onorevole visto, Palmieri. finisco, ma visto questo tipo di intervento e di atteggiamento che veramente è disdicevole e riprovevole, è una cosa che vi meritate e che spero continuerà Grazie. anche dopo nelle cabine elettorali. Grazie. È scritto a parlare il deputato Nastri. Grazie Presidente, arriviamo ora all'articolo clou di questo provvedimento, quello che secondo voi dovrebbe risolvere per sempre la questione assunzioni nella scuola. Una parte di testo sulla quale siete intervenuti pesantemente anche in commissione, ma che tuttora è incompleta e insufficiente. I soggetti destinatari del piano di assunzioni sono i vincitori presenti nella graduatoria del concorso Profumo del 2012 e gli iscritti a pieno titolo nella graduatoria a esaurimento. La verità è che questo piano crea una disparità di trattamento che esclude i docenti abilitati dopo il 2007 e per questi inseriti non più nella GAE, nel frattempo chiusa dal Ministro Fioroni, ma nella seconda fascia delle graduatorie di istituti per le quali ora il Governo ha previsto esclusivamente la possibilità di accedere al ruolo tramite concorso per titoli ed esami. Ma questi docenti abilitati hanno già superato i duri corsi di preparazione, come ad esempio TFA e PAS, selettivi e costosi, e hanno ampiamente dimostrato in anni di precariato la loro capacità di insegnare. Si è scelto quindi di regolarizzare solo una parte del precariato storico, escludendone una fatta consistente, e questa parzialità appare tanto più miope alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea che condanna lo Stato per la reiterazione dei contratti a tempo indeterminato. Con il nuovo articolo 10, invece di